vedo collegato con noi dal Parlamento, da Montecitorio, dal retro del Parlamento, Manlio Di Stefano, deputato del Movimento 5 Stelle. Credo che abbia ascoltato le parole di Gennaro Migliore, ma a lui io voglio fare subito una domanda cruciale. La messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, andrete avanti su questa linea, Di Stefano? Io non sento però. Stiamo andando avanti sull'impeachment contro Mattarella. Sì, qui la questione è molto semplice, non è un problema legato ai passaggi parlamentari adesso. Qui il problema è che qualunque nome avessimo portato a Mattarella avrebbe comunque risposto allo stesso modo, perché il problema era politico, di opinione, di orientamento politico. Allora è evidente che anche tornare al voto, cambiando magari anche le percentuali elettorali, o soltanto comunque un'altra squadra... Mi perdoni, di Stefano. Se mi fate parlare gentilmente, altrimenti io già qui sento male e siamo 2000. Prego, se parlate anche voi in studio è impossibile fare la puntata. Stavo dicendo, quindi anche se dovessimo tornare al voto, crescere nei numeri e portare di nuovo una squadra di governo che però non va bene a Mattarella, saremo punti a capo. Allora bisogna risolvere prima il problema dell'interferenza del Presidente nella creazione del governo. Vi faccio notare una cosa a quelli che dicono le prerogative del Presidente, che Mortati, che è uno che la Costituzione l'ha scritta, era nella Commissione Costituente, dice proprio nell'interpretazione dell'articolo 92... che è che il Presidente prende l'indicazione del Presidente del Consiglio, perché è lui che poi farà rispettare la volontà della maggioranza parlamentare. Altrimenti significa che nessun governo potrà mai cambiare le sorti di un paese, perché il Presidente della Repubblica ha scelto che l'orientamento politico debba essere uno. Ecco, e non è così, evidentemente. Stefano, ho bisogno però di farle un'obiezione su questa sua ricostruzione, perché il Presidente Mattarella ha detto in maniera molto chiara ieri, parlando alla Nazione, che lui aveva un'alternativa molto precisa e che era un'alternativa che rispecchiava le forze politiche che facevano il governo, e cioè Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, azionista assieme a voi di questo governo. Quindi non è vero che Mattarella non andava bene nulla, non andava bene Savona, ma andava bene Giorgetti. No, guardi, ieri Mattarella ha detto in modo molto chiaro, in diretta nazionale, come lei diceva, che il problema era mettere un ministro dell'economia che non rispettasse, diciamo, lo status quo dell'Eurozona, sostanzialmente. Ha detto che vada contro l'euro. Quindi ha espresso esattamente un'idea politica, un'opinione politica. Il Presidente della Repubblica, tra le sue prerogative, non ha assolutamente quella di valutare l'orientamento politico del governo. Aggiungo anche una cosa. Nel nostro contratto di governo l'uscita dall'euro non c'è, quindi smettetela di dire falsità. Non c'è scritto da nessuna parte uscita dall'euro. Di conseguenza, siccome il Ministro dell'Economia agisce all'interno del Consiglio dei Ministri, dove il Presidente del Consiglio ha potere ovviamente di orientare il Consiglio, è evidente che il problema dell'uscita dall'euro non era sul tavolo, è stata una scelta politica. Scusi, ma con Giorgetti potevate partire comunque e portare a casa il governo? In molti dicono che avete cercato l'incidente, perché bastava dire di sì a Giancarlo Giorgetti invece che a Paolo Savona. Ma questa è una stupidaggine. È una stupidaggine evidente, per quale motivo dopo 80 giorni avremmo dovuto cercare lo scontro? A noi andava benissimo così, avevamo i nostri ministri tutti quanti già incasellati al posto giusto e volevamo partire con il contratto di governo che avevamo realizzato. Qui, casomai, chi ha cercato il casus belli mi viene da dire il Presidente Mattarella, perché, vi ripeto, Giorgetti avrebbe comunque risposto alle indicazioni del contratto del Presidente del Consiglio esattamente come Savona. Quindi non è che se c'è Savona Mattarella o se c'è Giorgetti cambia l'orientamento politico. L'orientamento politico è quello del contratto di governo. Quindi Mattarella avrebbe dovuto dire il contratto di governo non mi va bene, ma la sapeva che avrebbe creato un precedente pericoloso, perché significava dire chiaramente che doveva scegliere lui l'orientamento politico del Paese. E non è nelle sue prerogative. Ha avuto molta pazienza il Presidente Mattarella, ha atteso 85 giorni, atteso che il contratto fosse sistemato, dato l'incarico a Giuseppe Conte, che non era esattamente un personaggio arcinoto della politica italiana. Insomma, diciamo che ha fatto molte aperture il Presidente. Cosa? No, scusatemi, però dobbiamo un po' ricostruire la realtà. Presidente Mattarella ha avuto pazienza, è il suo lavoro, mi viene da dire, noi abbiamo avuto altrettanta pazienza, è il nostro lavoro. Quindi smettiamola con questa logica del chi ha fatto un favore a chi. Il Presidente Mattarella gli ha detto un'altra cosa gravissima. Ho accettato addirittura
una persona che non faceva parte delle elezioni politiche, ma quanti presidenti che non erano stati eletti in Parlamento devo ricordarvi prima di arrivare a Conte? Lo stesso Renzi è stato scelto da Napolitano e non era stato eletto in Parlamento. Di Stefano. Tra l'altro mi viene da dire, Stefano, credo che fosse un modo molto educato e molto mattarelliano per dire che ha accettato l'incarico a un signore che nessuno sapeva chi fosse, perché la verità è quella, cioè Conte è venuto fuori... Veramente era stato presentato come candidato ministro nostro, quindi lo sapevate tutti perfettamente chi fosse. Vabbè, era pubblico da prima delle elezioni. Senta, mi dica una cosa, quando lo presenterete la richiesta di impeachment per il presidente Mattarella, se lo farete? Sì, lo stato d'accusa lo presenteremo appena i tempi tecnici saranno possibile. Ora ci stiamo riunendo in queste ore proprio per capire come muoverci nei prossimi giorni. Ma qui, ripeto, il problema non è semplicemente di fare un attacco al Presidente, perché come avete visto in questi 80 giorni Di Maio è stato probabilmente il più dialogante del mondo col Presidente Mattarella, e se guardate la nostra lista dei ministri, quelli in quota Movimento 5 Stelle, erano tutti totalmente concordati con il Presidente Mattarella. Guardate ad esempio la casella che seguo io, quella della politica estera, c'era un ex ambasciatore addirittura che Di Maio non era proprio esattamente la nostra scelta di base. No, cioè, erano stati tutti ovviamente preventivamente comunque fatti percepire al Presidente per fare in modo che arrivassimo in modo fluido a questo passaggio. Quindi, ripeto, il problema qui è risolvere il problema che è diverso, è politico. No, in questo Paese, a quanto ha detto ieri Mattarella, non ci potrà mai essere un governo che critica l'Unione Europea, perché nei libri di Savona c'era una critica migliorativa all'Unione Europea, dicendo che l'estrema ratio sarebbe stata casomai l'uscita dall'euro, e nel contratto di governo non c'era l'uscita dall'euro. Però di conseguenza lei è un'ingerenza politica bella e buona, e smettiamo di girarci intorno. Lei si ricorda bene come me che quando diede l'incarico a Conte, Mattarella gli chiese, e noi lo capimmo molto bene da giornalisti, di fare un primo pezzo del suo discorso di quando disse che insomma prendeva l'incarico, dicendo che l'Italia rimaneva nell'Europa e nell'Alleanza Atlantica, quindi che Mattarella avesse questo proposito. E dove fin dall'inizio. E dove abbiamo detto il contrario? Lui considerava l'arrivo di Savona come un chiaro segnale che si andasse avanti con un piano B, che era la possibile uscita dall'euro. Questo è scusatemi. Stato... Ma voi siete tutti quanti oggi, il paese intero oggi sono tutti fini costituzionalisti, e mi va bene così. Proprio per questo dovreste sapere che il Presidente del Consiglio, che appunto come avete detto aveva già garantito Mattarella che saremmo rimasti nell'Eurozona e nell'Unione Europea, è lui che orienta il Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri si vota, quindi tu puoi avere come Ministro dell'Economia pure un convinto sostenitore dell'uscita dall'euro, ma nel momento in cui hai un contratto di governo, un Presidente del Consiglio e un Consiglio dei Ministri che dicono l'opposto, il Ministro dell'Economia si adegua alla volontà del Presidente del Consiglio, quindi non diciamo che un Ministro dell'Economia può cambiare il mondo, perché non è mai stato così neanche con i vecchi governi. Com'è che sotto Ciampi andava bene il Ministro Savona e con Conte no invece? Scusatemi. Ha cambiato posizione. Allora, mi sfugge...